Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beautiful Tongo, take me by the hand. La prima volta in nazionale, beh, è stata bellissima, avevo credo 16 anni, giocavo ancora vicino a Trieste, la mia città, e praticamente non sapevo nemmeno che esistesse la nazionale all'epoca, perché non vedevo in TV, non vedevo le partite, perciò non, di fatto non le avevo mai viste. Avevamo un gruppo che era appena stato creato, perché parlo della nazionale Under 17, no? I primi giorni eravamo spaventatissime tutte quante, praticamente non si parlava neanche, andavamo in campo, ci allenavamo e tornavamo in camera sfinite dopo. Abbiamo fatto 3 giorni così all'inizio, ma sembrava a livello di spesa, di energia mentale pazzesca, perché insomma, vestire la maglia dell'Italia significa questo. L'inno si impara alle scuole elementari, avevamo la maestra di musica e facevamo, scusate, l'inno, una delle prime cose che si fanno, quindi giustamente bisogna saperlo. Sono nata a Trieste, che è da sempre un po' un melting pot, dicono oggi, di culture, ma a me piace più dire che la Trieste mitteleuropea, che è sempre stata multiculturale. Ho 2 genitori di nazionalità differenti, ma non è solo questo, perché poi mia madre è italiana, ma appunto arriva, voi sapete che grande parte dei triestini e delle triestine arrivano anche, c'è stato, insomma, sono arrivati poi dall'Istria, no? Che era italiana, così la mia famiglia. Quindi in realtà oggi quando vado dalle parti di Pola, eccetera, c'è un pezzettino anche di casa anche lì. Vuol dire tante cose, infatti, essere italiani. Porto il numero 3 sulla maglia. E il numero 3 della nostra bellissima Costituzione vorrei leggervi. Tutti lo conosciamo, ma la Costituzione è un classico e non si smette mai di rileggerlo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, che siamo tutti noi, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Grazie Presidente. La parola patria è un qualcosa, un'entità verso cui provo affetto, in cui riesco a riconoscere determinati miei valori. Forse un po' quando incontriamo le persone, eccetera, a noi affini, no? Credo che sono affini perché tu rivedi una parte di te stesso in quello. Allora forse la patria è dove tu senti delle cose che appartengono a quel concetto lì e che appartengono alla tua persona. Questo è patria per me. E poi a me è sempre piaciuta da atleta anche della nazionale, la gioia di quando puoi andare a vincere è qualcosa di indescrivibile. Quindi quella gioia lì, portando il nome del tuo paese addosso, insomma è rilevante, no? E allora ti senti come, se lo fai così, alla fine sei come un'eroina, no? È un po' questo.